storia di Bob Chiarelli nella campagna elettorale per diventare il primo sindaco della nuova città d'Ottawa è il culmine di un'illustre carriera politica. Il signor Chiarelli ha rappresentato il popolo di questa regione per oltre 12 anni. Bob è nato e cresciuto ad Ottawa e ha vissuto qui quasi tutta la sua vita. È nato nel 1943 da genitori d'origine italiana, Eugene e Antonia. Dopo l'università tornò ad Ottawa con una laurea in amministrazione d'affari e si iscrisse alla facoltà di legge all'Università d'Ottawa. Bob è membro della Camera di Commercio d'Ottawa, Carlton, e del Consiglio di Sviluppo Economico d'Ottawa. Nel 1980 si lancia nella vita politica ed è eletto membro del Parlamento Provinciale per l'Ovest d'Ottawa nel 1987. Egli viene rieletto nel 1990 e nel 1995 e durante la sua permanenza a Queen's Park, sede del governo provinciale, si occupa soprattutto di questioni legali e di ordine pubblico. Ma la cosa di cui Bob va più fiero è la sua famiglia. Egli e sua moglie, Carol, hanno cresciuto 6 figli. Non rinunciando ancora alla vita politica, si presentò per diventare il presidente della regione d'Ottawa Carlton e fu eletto nel novembre 1997. Durante il suo mandato, la regione ha affrontato molte altre sfide. Nel bilancio finale della regione, egli e il consiglio hanno consegnato ai residenti, per la prima volta nella storia della regione, una riduzione delle imposte. In seguito alla decisione del governo provinciale di amalgamare le 11 diverse municipalità della nostra area in una città nuova d'Ottawa, Bob ha annunciato la sua campagna per diventare il primo sindaco. È stato eletto la prima volta, il 13 novembre 2000. Cari concittadini calabresi, sono molto onorato della vostra decisione di considerarmi il candidato dell'eccellenza calabrese nella categoria mondiale nell'ambito dell'evento La Calabria e di moda a Gioia Toro. È un gran privilegio per me essere riconosciuto così e tengo a ringraziare il sindaco di Cleto, il signore Amerigo Guglietta, come pure le altre personalità importanti della bella provincia di Calabria che hanno collaborato a questa iniziativa. Tengo in particolare a salutare e ringraziare il signore Piero Moscari, il presidente del comitato, il signore Mario Caligiuri, il sindaco di Gioia, e il signore Giorgio Del Torrione, consigliere comunale responsabile del turismo, il signore Beniamino Donici ed il presidente della regione, il signore Agasio Loiero. Vorrei anche prendere questa occasione per ringraziare ogni cittadino di Cleto che mi ha così colorosamente accolta durante la mia visita maggio scorso. Era un'accoglienza che conserverò come ricordo a lungo. In più, vorrei farvi pervenire nel mio nome personale ed in quello dei membri del Consiglio della Città e dei residenti di Ottawa i nostri saluti più cordiali e i nostri migliori auguri di successo del vostro evento. Siamo più di 7.000 persone originarie di Cleto nella città di Ottawa e sono molto fiero del grande contributo che abbiamo tutti fatto al sviluppo della capitale del Canada. Grazie molto.